Alessandro Orsini, insieme al suo socio, come si pronuncia il cognome di Nick? Rosboro. Rosborough. Nick Rosborough sono uno studio, lo nome dello studio è Architension. Io vi consiglio, c'è un libro edito da Libria, che è una piccola monografia ormai vecchia perché c'ha 3-4 anni e diciamo da quei primi progetti. Ora Anche sareste 5. 5 Il anni, tempo io fa passa 3 un perché po' il tempo troppo. passa, però sono 5 anni. Diciamo che fra 2 potete essere pronti per il secondo volume in cui i cantieri saranno fotografati e realizzati. È un caso, secondo me, estremamente interessante perché Alessandro oggi sarà lui a raccontarci i progetti dello studio, però appunto. Si è laureato a Roma, poi è scappato dall'Italia, quello che io consiglio a chi ha veramente passione per l'architettura. Ha lavorato molti anni nello studio di Stephen Hall, quindi un grande studio di architettura che ti apre, no? Ti rovina da un certo senso perché ti apre anche verso un tipo di progetti che sono dei progetti anche più concettuali e un'idea di architettura, insomma, che diventa anche qualcosa difficile da mantenere, no? Per un piccolo studio, quindi moltissimi concorsi fatti, moltissimi concorsi vinti, poi si allontana dallo studio, esce dallo studio, continuano delle collaborazioni ogni tanto perché il rapporto poi con il maestro, diciamo, è rimasto intatto. Ha aperto un suo studio, però la cosa molto bella è aver aperto uno studio. Non dico per non guadagnare, ma ha aperto uno studio che vuole fare ricerca. Quindi se in America, dove gli studi costano tanto, dove vuoi fare ricerca, devi anche scegliere una dimensione piccola dello studio, perché se no è molto difficile, se no devi veramente lavorare per mantenere. Quindi un piccolo studio che fa incarichi reali, cominciano facendo diversi interni, poi passano alle case, ampliamenti e naturalmente non abbandonando mai il concorso come forma di ricerca. Ma la cosa bella è che tutto quello che succede all'interno dei concorsi poi viene riportato nei progetti del quotidiano, cioè i grandi temi di ricerca più teorici vengono affrontati nei concorsi e poi naturalmente c'è una ricaduta, quando il concorso non si vince c'è sempre, poi qualcuno per fortuna si vince, forse. Il progetto più importante, ce lo farai vedere, vero? Spero. Quale? Il padiglione fatto per il festival. Non lo posso far vedere, quindi Miseria, allora lo racconto ecco. io, Però lo fammelo dire. raccontiamo. Lo raccontiamo a È voce, una non lo storia puoi lunga. vedere perché sapete come si chiama l'organizzatore? Coachella. Coachella, ogni anno organizzano un grande festival con dei grandi, con un fanno un concorso con un padiglione, poi i padiglioni vengono realizzati e appunto tutto il festival gira attorno a questi uno o due padiglioni, se non sbaglio, che vengono realizzati. Nelle precedenti ore, chi l'aveva vinto nelle precedenti edizioni? E François Queré aveva fatto quello prima di noi. Diciamo, da François Queré in poi il padiglione è diventato più che un'installazione, ma proprio un oggetto di architettura. Prima di François Queré c'era Jiménez Lai con Bureau Spectacular e Andrew Kovacs che avevano fatto, insomma. Quindi comunque in America io adesso lo dico, quello che per noi, non lo so, quello che in Europa potrebbe essere il padiglione della Serpentine Gallery nelle prime edizioni. E quindi un grande festival che rimette al centro l'architettura realizzando questo padiglione. Loro fanno il concorso, lo vincono, realizzano praticamente quasi finito, il padiglione è finito, però naturalmente un anno di lockdown in America è stato anche abbastanza difficile, poi no? Quindi un anno di lockdown, ma la maggior parte di questi appuntamenti è annuale, vero? Sì. È annuale, quindi salta un'edizione e naturalmente c'è il padiglione pronto. Loro è una situazione difficile per un architetto: vince un concorso, non lo può pubblicizzare, ma perde un anno perché poi verrà realizzato un anno dopo. Quindi No, il padiglione è finito.
lo so, io ho visto le foto. Appunto, tu hai visto le foto. Ho visto il modello che sta facendo Marco, sai che Esatto. Marco ha fatto una lezione nel nostro corso, quindi il modello gliel'ha fatto Marco, quindi ho visto anche il modello, quindi Esatto. logico, questo lo vedremo in altri momenti, però per dire che lo studio ha cominciato a vincere anche dei concorsi, a prendere dei premi e quindi quello che poi non si riesce a realizzare invece diventa un tema di ricerca che Alessandro e il suo socio riportano poi anche all'interno dell'università. Alessandro ha un corso, ha un design studio alla Cornell University che si occupa di housing. Se non sbaglio, negli ultimi anni hai lavorato sul tema dell'housing e non A solo. Columbia. A Columbia, scusa, ho Sì. detto io? Cornell. Cornell, scusa, c'ho questa cosa che Cornell. A Columbia University e per diversi stati hai. No, prima stavi alla New Jersey, avevi All'NJIT. detto, dove dirigeva anche l'Italian Program, che fanno ogni anno un corso estivo di architettura che fanno in Italia a Siena ogni anno. Quindi un architetto fa libri, architetture e architetture d'interni. Sono estremamente contento di averlo qui. Come vi ho già detto agli ospiti, naturalmente gli ospiti sono tutte persone che nel corso degli anni con cui ci siamo incontrati, continuiamo a scambiarci idee e commenti, insomma, specialmente quest'ultimo anno poi è stato anche l'occasione per riuscire non a vedersi, ma almeno a stare in contatto. Poi tanto fra 2 settimane ci vedremo perché so che vieni in Italia. Infatti, sì. E do il benvenuto a Alessandro Rossini e quindi tu puoi condividere lo schermo e cominciamo Ok. a raccontare. Io direi, possiamo fare un 45-50 minuti di lezione in cui racconti i progetti. Se non ti arrabbi, se mi viene in mente una domanda, te la faccio perché potrebbe essere utile anche con Beniamino Servino. È stato proprio un dialogo, quindi magari se non ti do fastidio ogni tanto, se mi viene in mente una domanda, oppure me le segno e te le faccio tutte quante alla fine, dove facciamo invece un piccolo momento di discussione. Grazie, quindi ad Alessandro. E benvenuto qui nel nostro corso dell'Università di Architettura e Design di Ascoli Piceno. Allora, io vi ringrazio per l'invito a te Luca e anche a Giulia. Allora, la prima cosa che dico è che non sono abituato a parlare in italiano, quindi mi incepperò un po' e prenderò in prestito un po' di parole dall'inglese, però spero che mi perdoniate per questa cosa. Dunque, io ho focalizzato, Luca, diciamo, la lecture un po' più sulle case, ma poi tutte le altre cose le andiamo a prendere. Cercherò di essere breve su alcune cose, così che possiamo vedere anche gli altri progetti, per esempio quello del Children Play Space o il negozio di Aesop, così diciamo è di aiuto anche per la professoressa Menzietti. Allora, no, mi fa piacere sapere che praticamente l'oggetto del vostro corso ha questa overlap con l'ambiente rurale della zona e che anche il fatto che state cercando di fare una sorta di atlante di queste tipologie rurali. E forse in un certo senso ha un punto di sovrapposizione con la ricerca che vi racconterò, perché vi racconterò, diciamo, i progetti prima un pochino dal punto di vista della ricerca teorica che c'è dietro. Cercherò appunto di essere breve nel raccontarvi il background teorico, ma soprattutto di questa prima parte non potrei, diciamo, togliere quello che è il background sociale e politico dell'architettura in America, dal
dai progetti che poi abbiamo sviluppato, perché nascono proprio da questo background. Infatti il nostro studio si focalizza un po' su questa ricerca, che è diciamo quella diciamo del contesto di come i progetti di architettura nascono in un contesto politico e sociale molto preciso. Allora, voi vedete tutti la sì, slide? Sì. Sì, ok. Allora, fammi vedere se posso anche andare in full screen. E comunque sì, interrompetemi quando volete, insomma, se tu mi vuoi interrompere, Luca, va benissimo, Allora, parto da questo titolo, For a Domesticity of the New Commons, che è, diciamo, un titolo per me emblematico di una ricerca che va avanti da un po' di anni, da un paio d'anni, che si sviluppa un po' in studio e un po' attraverso la mia, diciamo, ricerca accademica a Columbia. E appunto, diciamo, va a prendere tutto quello che c'è nell'immaginario della storia americana, di come la casa americana si è sviluppata, che non ha una storia troppo, diciamo, positiva in un certo senso, perché nasce da una serie di conseguenze delle scelte politiche, economiche e di come il tessuto sociale delle grandi città del Nord America si sono sviluppate all'inizio del Novecento, dopo, diciamo, che si è dichiarata finita la schiavitù dei neri d'America, e quindi dopo la Great Migration dei neri d'America dal sud degli Stati Uniti verso le città industrializzate del nord. E questa storia ha praticamente il grande epilogo dell'aver creato i sobborghi americani, The Making of Suburbia. Ci focalizzeremo un po' sul rapporto tra ambiente urbano e quello suburbano, che sono mutuamente, diciamo, interrelati. Il sogno americano, infatti, nasce dai sobborghi, dove praticamente dopo la Great Migration, quindi i neri d'America che, diciamo, si... gli afroamericani che migrano dal sud al nord praticamente provocano questo fenomeno dei white flights, cioè i bianchi, le famiglie bianche praticamente si in un certo senso rifugiano nei sobborghi americani e creano tutta una serie di comunità che poi, diciamo, diventano anche molto peculiari nel come, diciamo, la spazialità di queste comunità viene in un certo senso distribuita. Quindi, ecco, siamo all'inizio del Novecento, la schiavitù sta per essere appunto dichiarata illegale, ma le leggi antirazziali di Jim Crow nel sud degli Stati Uniti provocano questo grande esodo dal sud. Il sogno americano ruota intorno alla famiglia patriarcale. La famiglia diventa la famiglia patriarcale bianca è un costrutto diciamo sociale molto peculiare. Si fonda sulle ceneri di del protestantesimo inglese, e con un'idea di classe ben precisa. Dalla fine dell'Ottocento, infatti, la società americana comincia a svilupparsi intorno all'idea della produzione, cioè la famiglia dove c'è un capo, che è usualmente l'uomo, che è praticamente quello che viene impiegato per la manodopera, mentre la donna che viene, diciamo, diciamo sempre associata con il lavoro, diciamo, casalingo. Di qui questa grande associazione tra
diciamo, la produzione di forza lavoro, ma anche quello che viene chiamato reproductive labor, che è quello che usualmente non è pagato, ma che è quello che le donne facevano all'epoca, stavano a casa e facevano tutta una serie di lavori per cui non venivano compensate, ma creavano appunto forza lavoro allo stesso tempo. E, ecco, l'American Dream, questa idea della casa americana, è anche associata, appunto, nasce sulle ceneri del protestantesimo, o non tanto sulle ceneri, ma sulla versione americana del protestantesimo, è un'idea di purezza di ciò che è la famiglia. Quindi la famiglia viene rappresentata sempre con queste foto che vi sto facendo vedere. Non le vediamo adesso, Non le vedi? Ah, ok. Non andate avanti. Aspetta. Ecco. La donna in cucina, ora sì, ora le vediamo. Questa l'hai vista? No. Ora sì, la stiamo vedendo, ora sì. Ok, questa è la prima parte di quando vi stavo parlando della fondazione della famiglia americana, quindi diciamo l'idea di classe, la famiglia protestante inglese. Ecco, forse non funziona in full screen, però adesso dovreste vederla. E ora la vediamo bene. Ecco, ok, perfetto. E questa, appunto, passiamo dalla fine dell'Ottocento al 1942, siamo, diciamo, tutto questo va dagli anni 20, dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, dopo la guerra. E queste immagini fanno proprio vedere the building of the American Dream, cioè la famiglia perfetta, il culto della famiglia che diventa poi in un certo senso religiosità. Quindi la religione, quella protestante, è il filo che imbastisce il tessuto sociale americano. Ecco, come vi dicevo, la famiglia americana come entità religiosa ha un'idea molto molto precisa di come deve essere. È sempre rappresentata attraverso queste immagini, sono ipersaturate nei colori, fanno sempre vedere che c'è qualcuno che, diciamo, la donna che cucina, ma l'uomo che aiuta nelle cose domestiche, diciamo, un po' più pericolose, o qui si vede che attende al tacchino nel forno. E quindi praticamente per la donna a un certo punto la religione diventa occupazione, sostituisce quello che per l'uomo è in un certo senso, diciamo, il lavoro. Ed ecco, in particolare di qui la traduzione di questa purezza spaziale, di questa purezza ideale in quella spaziale, sta proprio nell'ambiente domestico, dove soltanto alcune azioni possono essere consumate. Quindi, per esempio, anche, diciamo, l'idea della famiglia come entità più, diciamo, nella visione europea, non c'è. Di qui The Making of American Suburbia, cioè ad un certo punto, dopo che i white flights, diciamo, si rifugiano nei sobborghi e quindi nelle zone rurali dell'America, una famiglia di costruttori, Levitt and Sons, decidono di pianificare e costruire delle comunità residenziali chiamate Levitt Town, in diverse parti dell'America rurale, in Pennsylvania, in Connecticut e a New York, nello stato di New York. Questa che vedete qua è proprio il prototipo di Levittown, che è localizzato a Long Island, che è, diciamo, poi Long Island è grande, ma qui siamo più vicino a New York, proprio a un sobborgo.
Levittown diventa, Levittown diventa proprio una specie di icona per le famiglie bianche. La foto che vedete sopra è la fila delle persone che, diciamo, quando l'ufficio acquisti di Levittown aprì, ci fu una fila di 2 giorni per prenotarsi la casa. E Levittown diventa un prototipo per il razzismo sistemico e le varie ineguaglianze di classe e di razza che conosciamo tutti dell'America contemporanea. Questo tipo di costruzioni ben presto diventano, diciamo, innovazione tipologica della casa americana. Sono per la maggior parte realizzate senza l'aiuto di un architetto, non hanno un'idea di design, come diciamo nel senso moderno del termine. Si basano su una tettonica, su un sistema tettonico già conosciuto, quello del balloon frame, come vedete in questa diapositiva. A questo elemento però viene aggiunta una cosa molto importante, una cosa che diventa il motore economico dell'America: la standardizzazione. I profilati in legno diventano standard, vengono realizzati con delle tecniche industriali, con delle dimensioni nominali, infatti si chiamano nominal lumber. Che non lasciano la benché minima flessibilità progettuale, cioè le dimensioni del profilato di legno garantisce solo diciamo, la tenuta per certe dimensioni, per un certo tipo di design che diventa praticamente sempre lo stesso, che è caratterizzato dal tetto a falda e da una variazione sul tema del tetto a falda. Le case devono essere tutte uguali, con l'eccezione dello stile decorativo delle facciate. Vediamo l'introduzione del portico, delle colonne, la casa colonica, la casa georgiana, ma in particolare. Scusa Sì. Alessandro, puoi dire una parola perché loro il balloon frame non lo conoscono, che è un sistema costruttivo con dei telai in legno, Sì. no? Dunque, il sistema balloon frame è praticamente quello che vedete esattamente, poi lo vedremo meglio un po' più in là, però diciamo sono dei telai in legno, semplicemente. Non c'è un minimo uso di carpenteria metallica, e sono standard proprio nella costruzione strutturale della casa, diciamo. Non c'è la vera e propria tessitura come ce l'abbiamo in Europa, la trave principale, i travetti, è tutto ridotto in termini di dimensioni e viene praticamente standardizzato. Dunque, lo stile delle case più conosciuto è quello vittoriano, che diciamo, prende in prestito i termini, diciamo, gli stili del neoclassicismo. Ecco, la standardizzazione porta in un certo senso all'autocostruzione, cioè la casa viene costruita attraverso degli elementi basilari che sono sempre gli stessi. Li vedete qua su questa, diciamo, quello che si fa e si faceva è semplicemente una gettata di cemento a terra e poi la casa viene su con questo sistema di telai in legno. La scala è una scala che viene portata da fuori in legno, la vedete qua di lato, e tutto il resto praticamente porta, diciamo, questa idea di standardizzazione porta all'impoverimento della qualità delle opere realizzate. Non solo, inizia a, diciamo, ad entrare nel tessuto americano questa idea dell'autocostruzione, cioè le case a un certo punto venivano diciamo, vendute in kit. E questo diciamo, è un po' una logica che
tra gli anni 50 e gli anni 60 diventa proprio un must del prodotto americano. Quasi tutto viene praticamente venduto in kit. Ed eccolo qua, praticamente la famosa catena di grandi magazzini Sears inizia a vendere le case sul loro catalogo. E praticamente possono essere autocostruite, arrivano i pezzi, diventano molto semplici. E qui vi ho messo praticamente un pezzo, una pagina del catalogo, The Brewster Beautiful in its Simplicity, bellissima nella sua semplicità. Diciamo, questa idea della semplicità va, diciamo, ritrovata proprio nella struttura sociale. Della società americana. Una cosa importante, che cosa succede con la vendita delle case sul catalogo? Beh, è la prima volta che praticamente si istituzionalizza il cosiddetto real estate, cioè praticamente adesso mi sfugge la parola in italiano, insomma, l'idea degli agenti immobiliari che praticamente vendono le case sulla carta, e per la prima volta c'è questa idea della casa come possesso commerciale, cioè si monetizza l'ambiente domestico. E quindi si sviluppa anche questa idea, diciamo, capitalistica che poi caratterizza, diciamo, lo sviluppo della città contemporanea in America. La casa diventa l'elemento principale a supporto della produzione della forza lavoro. La casa non ha nessun'altra funzione se non quella appunto del supporto della forza lavoro, cioè qualcuno deve andare a dormire, qualcuno deve mangiare, si costruiscono questi ambienti. È in questo contesto che si sviluppa uno dei nostri progetti più recenti, che abbiamo chiamato La casa sulla casa. Dunque, eccola qua, questa è la casa originale. Siamo molto, molto vicino a Levittown, a Long Island, e appunto un cliente ci offre la possibilità di intervenire su una di quelle case originali che furono vendute sul famoso catalogo Sears. Questa è una delle case, non è una delle prime, non è una di quelle degli anni 40, è stata costruita negli anni 50, alla fine degli anni 50, però fa parte di quella componente dei sobborghi americani di cui avete visto, diciamo, la storia qualche minuto fa. E il programma del cliente è poco chiaro, cioè diciamo ha la necessità di in un certo senso ampliare la casa, ma il problema non è esclusivamente quello di aggiungere spazio, il problema è quello di scardinare l'idea della casa americana, cioè questo tipo di casa è una casa chiusa. Nel senso che ha poche aperture, le finestre sono assolutamente controllate, non c'è la possibilità di introspezione dall'esterno, non c'è la possibilità di dialogo con il tessuto circostante. Nel frattempo, ecco, dunque, questa casa, la località di questa casa è Babylon, è appunto parte di uno di questi sobborghi. La qualità del contesto è praticamente la stessa, è fatta di tutte queste case. Alcune sono più grandi, alcune sono più piccole, come questa. E quindi iniziamo ad interrogarci su come poter intervenire su questa architettura. E
E quindi diciamo, iniziamo a fare una ricerca tipologica sulle geometrie usate, diciamo, nello sviluppo della casa americana, proprio quella standard, quella del Levittown, in associazione agli elementi architettonici. E quindi ci siamo studiati le geometrie e le angolazioni dei tetti, ce le siamo rilevate diciamo, proprio nel contesto, e abbiamo riportato gli angoli, come li vedete in questa diapositiva. Ci siamo andati a vedere quali erano anche le tipologie, per esempio, alcune di queste case hanno delle torrette che sono coperte da questi strani coni o forme poligonali. L'angolazione del tetto dipende poi dall'introduzione della mansarda, quindi diciamo la casa a un certo punto evolve dalla prima che vedete, quella che ha il 25,57 gradi di angolo, è proprio quella di un piano che diciamo è più o meno la casa nostra. E poi diciamo con l'introduzione dei diversi stili dei diversi piani mansardati, l'angolatura del tetto cambia. E a un certo punto però poi diciamo il tetto cambia perché si vuole diciamo, c'è questa idea dell'introduzione, per esempio, del portico coperto, quindi si ha la necessità di comporre dei tetti che non sono necessariamente queste forme che vedete sotto, queste combine slope, non sono necessariamente derivanti da un disegno, ma semplicemente da un accidente. E poi, appunto, arrivano queste addizioni, cioè le prime persone che scoprono che queste case non sono efficienti, e quindi a un certo punto gli attaccano dei volumi, magari sopra, magari di lato, magari di lato ma non in asse, quindi producono queste strane forme che sembrano queste forme ma non lo sono. Poi c'è l'introduzione dei dormer che sono praticamente i nostri abbaini. E poi ancora una ossessione per rilevare le forme dei balconi, le forme dei. L'America non ha dei veri e propri balconi, ma ha, diciamo, dei portici. Alcune volte questi portici sono elevati, quindi sono a due piani. E quindi, diciamo, tutto questo nasce dalla. Prende esempio dagli stili neoclassici, quindi c'è l'introduzione della colonna, dell'arco. E diciamo una cosa importante da dire: l'introduzione del portico nella casa americana non avviene tanto nel Nord America, ma ha origine nel sud degli Stati Uniti, in particolare nella comunità afroamericana, dove il portico diventa elemento, un social condenser. È diciamo, l'ambiente principale, anche perché nel sud degli Stati Uniti il clima lo permette, è proprio dove la comunità afroamericana crea i punti di giunzione attraverso le varie istituzioni della famiglia, della chiesa, non la chiesa come la intendiamo noi, diciamo, come edificio, ma la chiesa degli afroamericani ha una funzione che va molto al di là dell'idea spirituale di chiesa. Diventa proprio un aiuto reciproco, diventa socializzazione, and so on. E poi si fa tutta una serie di ragionamenti sulle finestre, ne guardiamo tante, ne misuriamo tante e ne guardiamo anche l'applicazione. Per noi è stato molto interessante vedere che una certa tipologia di finestra, poi con l'avvento del modernismo, diciamo, trasforma queste strane abitazioni che, diciamo, sono a questo punto sono ormai diventate vernacolari,
c'è questa introduzione della finestra a nastro, che non è una vera finestra a nastro come la intendiamo noi, nel senso diciamo più modernista e corbusieriano del termine, ma è praticamente la volontà di mettere una finestra una accanto all'altra e di creare questa superficie vetrata. C'è l'introduzione dei cosiddetti bow windows, che è questa finestra che è estradossata rispetto alla facciata. Molto spesso diventa uno spazio in sé. Nella casa americana contiene, per esempio, la maggior parte delle volte il tavolo dove si pranza. E in base a tutte queste casistiche iniziamo a produrre dei modellini fatti di polistirolo. E ci siamo messi lì, questa è solo una selezione, avremmo fatto forse 40 di questi modellini per capire come quella casa potesse essere, diciamo, in un certo senso non solo ampliata, ma che tipo di spazio si potesse, diciamo, disegnare, progettare per far sì che la casa si aprisse verso il contesto circostante. Cosa che era molto, in un certo senso, challenging, molto difficile, perché i due prospetti, diciamo, a nord e a sud, avevano una sola finestra e una porta, mentre, diciamo, gli altri due prospetti erano più aperti verso questa specie di giardino, che non è proprio un giardino. E poi abbiamo, diciamo, ne abbiamo scelto uno. I modelli sono stati numerati in ordine di, diciamo, di data, di quando sono stati prodotti, e poi ne abbiamo scelto uno, che è quello che vedete a destra della diapositiva. Quindi a sinistra c'è l'esistente nel contesto e a destra c'è il volume che noi abbiamo proposto. Come vedete, ha questo strano taglio semicircolare che praticamente risolve, diciamo, l'aver proposto questo volume adiacente alla casa esistente. Quindi decidiamo che una porzione di questa casa deve essere assolutamente preservata, che è quella davanti, che poi scopriamo essere l'unica che non aveva subito alterazioni. Se vedete bene il volume, il modello a sinistra fa vedere uno strano tetto nella parte retrostante della casa, perché quella casa era stata modificata in tempi successivi e quindi noi abbiamo preservato solo la parte davanti. E questo praticamente, queste sono le foto del modello di presentazione dello schematic design al cliente, cioè viene definito questo ulteriore volume che insiste sulla casa esistente, almeno al piano terra della casa esistente, e viene messo questo volume che è pensato come un volume estremamente pesante, quasi schiaccia il volume, diciamo, del piano terra della casa esistente. E diciamo che ecco, appunto, potete vedere il taglio semicircolare e cominciamo a interrogarci su che tipo di spazio ha questo spazio, il fatto che non è un patio, non è un balcone, ma è qualcosa di diverso, è una specie di punto di avvistamento, è una specie di balcone attraverso il quale si può addirittura parlare con le persone della casa di fronte. Poi hanno una storia interessante che vedremo poi. E allora, queste sono le piante, la parte davanti, diciamo quella con la scaletta, quella è l'entrata principale, diciamo, diventa la zona living. Questa parte, diciamo, dove vedete
questa specie di isola è la cucina. E il bow window viene preservato. Ecco, ho un'ambulanza in questo momento, spero che non disturbi troppo. E questa parte del bow window viene riservata alla zona pranzo. La parte dietro della casa, quella che per noi, diciamo, diventa materia del progetto. E dunque, nella nostra idea volevamo riservarla il più possibile, non è stato veramente possibile. In realtà la parte posteriore della casa è stata quasi, diciamo, ricostruita da zero, ma poi lo vedremo nelle foto di cantiere. E la parte posteriore al piano terra ospita una piccola camera per gli ospiti, e poi ha uno studio, cioè una zona libreria con una scrivania, e poi ha un accesso diretto al giardino, al backyard, e un bagno, e dopodiché si sale di sopra e si arriva in questo grande spazio che abbiamo pensato come uno spazio non troppo prescritto. È una seconda camera da letto, forse è la camera da letto, diciamo, quella che noi chiamiamo padronale, ma il cliente ci ha chiesto di disegnare qualcosa di flessibile, di qualcosa che forse un giorno non era più una camera da letto, e quindi praticamente non c'è una porta, la scala arriva quassù, il bagno è un bagno al quale abbiamo praticamente rimosso il lavandino dall'interno, ma l'abbiamo messo in questa specie di alcova che si apre direttamente nella stanza da letto. E una serie di porte scorrevoli in vetro ci permettono di accedere a questo patio, che in parte è coperto e in parte è scoperto. E quindi vedete anche perché il cilindro attraverso il quale abbiamo fatto la sottrazione del volume non è in asse con la casa, è spostato in maniera tale da creare questo spazio coperto, un po' più, diciamo, al riparo anche dagli agenti atmosferici. Questo è il roof plan. E qui vedete le sezioni, la sezione trasversale dove fa vedere la scala che sta al piano di sopra, e qui notate una cosa: il bagno ha una sezione con il tetto spiovente, perché abbiamo inserito lo stesso volume, questo motivo del tetto a falda viene ripetuto più volte nel progetto, non solo nel tetto principale, ma anche all'interno del singolo ambiente bagno. E invece la sezione longitudinale vi fa vedere, diciamo, questa sovrapposizione tra il nuovo e l'esistente. Ecco, è interessante parlare della sequenza costruttiva. La sequenza costruttiva per noi è stata centrale. Perché? Perché diciamo, una delle conseguenze di questa commercializzazione della casa americana è stata quella di aver fatto perdere, diciamo, la capacità creativa alla manodopera, a chi costruisce le case. E quindi praticamente, diciamo, l'operaio che, diciamo, costruisce l'architettura negli Stati Uniti, specialmente nelle zone rurali, sa soltanto costruire cose standard, non si può andare oltre. E qui ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di questioni: o andare a prendere qualcuno che non è locale e che sarebbe costato tre volte tanto, oppure sederci con la manodopera locale e veramente fare una specie di Wikipedia, una specie di manuale per costruire questa casa. E lo abbiamo fatto insieme, abbiamo proprio costruito insieme alla manodopera. La prima cosa è stata quella di isolare la casa esistente. Abbiamo dovuto rifare le fondamenta in cemento. Come vedete, l'acqua si trova immediatamente, perché
la casa è vicino a un piccolo porticciolo sull'oceano e quindi l'acqua si trova immediatamente. E poi, diciamo, il mio socio è molto bravo dal punto di vista tecnologico e anche strutturale. E in una di queste ricerche abbiamo trovato diciamo, questi pannelli prefabbricati in legno compresso, strutturali, attraverso i quali abbiamo praticamente fatto tutto il progetto. Abbiamo praticamente rifatto il volume a piano terra attraverso una serie di diciamo questi setti, questi SIPS, che sono pre-ingegnerizzati, e abbiamo anche trovato il modo per fare l'aggetto, diciamo praticamente posizionando strategicamente questi setti e poi con l'utilizzo dei cavi. Anche noi abbiamo utilizzato, diciamo, la tecnologia balloon frame. Qui è un pochino più chiara perché, diciamo, vedete i portali di legno. E qui, diciamo, la sequenza della casa in costruzione, il volume che cresce dal piano terra fino al piano successivo, il cilindro che viene piano piano realizzato per creare questo ambiente esterno. E questa è, diciamo, quasi diciamo, la produzione finale. La casa viene fatta con un tetto in zinco metallico, mentre diciamo la parte grigia che vedete è un cladding fatto, è una specie di è un intonaco particolare che ha diciamo anche della polvere di cemento. Mentre, diciamo, quello che vedete rosa, tutte queste inserzioni sono fatte di ceramica. E è interessante anche notare come abbiamo creato, diciamo, questo sodalizio tra la facciata esistente e questi elementi nuovi. Ogni volta che una finestra originaria veniva spostata per qualche ragione, noi tracciavamo la sua esistenza attraverso l'inserimento della ceramica. Quello che vedete sotto sono le cosiddette shingles americane, tipiche della casa americana. Usualmente sono di legno, ma in queste case, quelle della Levittown, venivano realizzate in plastica. Ci siamo chiesti più volte cosa fare, se rimuoverle completamente oppure se riutilizzarle. E per noi a un certo punto, diciamo, il progetto è diventato quasi una sfida a riutilizzare questo materiale che non sapevamo neanche esattamente come, diciamo, dove metterlo e come, diciamo, in un certo senso riciclarlo dal punto di vista ambientale. E così abbiamo deciso di lasciarlo. E l'effetto è interessante perché questo materiale, che è molto povero e di scarsa qualità, viene nobilizzato da tutto il resto. Qui vedete una foto di questo ambiente che si apre verso il quartiere. Questa è una mattina dove praticamente la ceramica è stata coperta dalla rugiada, quindi è un po' riflettente. E questa è appunto la spazialità di questo momento. Vedete come la casa, come questo volume nuovo, diciamo, dialoga con quello esistente. Ed è interessante perché abbiamo aperto una finestra, quindi, diciamo, da sotto, dall'ambiente esistente, si vede questa addizione nuova al piano superiore. Questi sono gli interni, la scala che sale. Abbiamo esplicitamente usato il colore
Gli architetti oggi, alcuni architetti resistono molto all'uso del colore, noi ci siamo avventurati con il rosa e il giallo, e il pavimento è una graniglia di marmo. Questo è l'ambiente superiore dove c'è il cilindro che praticamente è il nodo della scala. E vabbè, questo è il bagno. Ecco, da questa casa poi è nato un progetto, One House per Day, che è praticamente curato da un nostro amico, Andrew Bruno, che ha questo. Lui ha disegnato una casa al giorno, e anche lui è molto interessato su questa idea del sobborgo americano e di come, diciamo, trovare il modo per interrompere questo ciclo, questo strano ciclo. Di architetture fatte da catalogo. Andrò rapido. Queste case sono tutte case cooperative. Questa ha una cucina in comune con un tavolo da pranzo in comune. Ve le faccio solo vedere dal punto di vista compositivo, così non occupo troppo tempo. E vi faccio vedere la pianta, come queste architetture sono state pensate. Attraverso lo scavo di questi volumi, cioè questo tema del cilindro, delle forme cave. Questa è la sezione. Questa è un'altra che diventa, diciamo, anch'essa un po' l'evoluzione di questa casa con il tetto a falda, ma poi si vede nella pianta che, diciamo, il programma è distribuito in maniera molto particolare attraverso queste due ali che ruotano intorno a questa corte con questo albero, e mentre al piano superiore, diciamo, il programma viene, c'è cioè una specie di ponte che, diciamo, fa accedere, diciamo, la parte a nord dalla parte a sud. Questa è un'altra casa che è pensata come casa cooperativa. In particolare, questa era una casa per studenti che lavorano, ruota intorno ad una corte centrale, la sezione. E qui, diciamo, mi soffermo un po' di più, ma non troppo, semplicemente l'introduzione della griglia. Questo progetto viene sviluppato immediatamente dopo quello di Coachella, che, diciamo, vede l'introduzione della griglia come palinsesto architettonico, quindi come possibilità di costruire una narrativa all'interno dello spazio. La griglia ospita solo delle funzioni comuni, con una cucina comune e spazi per degli artisti, per le performance e per dipingere, mentre le funzioni private, diciamo, avvengono sempre all'interno di questi volumi che sono più protetti e più, diciamo, privati. Questa è la sezione su quelle forme. Questa è un'altra che è simile, ma il paradigma è invertito. Quindi, diciamo, i volumi protetti sono quelli all'interno di questa spina e tutte le funzioni comuni sono quelle ospitate in queste due ali che sono, diciamo, espresse dalla griglia. Facciamo un salto di scala. Il salto di scala lo faccio parlando un po' della città. Siamo dopo la prima guerra mondiale, e diciamo che il governo americano istituisce quello che qui si chiama redlining system, cioè la Federal Housing Administration promuove la segregazione razziale, quindi sempre diciamo, quella degli afroamericani, rifiutando di assicurare mutui nei quartieri dove gli afroamericani vivono. E nelle loro vicinanze. La Federal Home Loan Bank avvia un programma di indagine sulla città, classificando i distretti delle città in 4 gradi, in base alla razza. Quello verde, che è quello un po' meglio, quello blu,
che diciamo è in qualche modo accettabile, quello giallo che già presenta un tessuto urbano in declino, come loro lo definiscono, e quello rosso che è etichettato come indesiderabile, principalmente riferendosi alla popolazione che vi abita. Vado avanti, questo provoca tutto quello che conosciamo, diciamo, nell'America contemporanea, la segregazione razziale, la creazione di tipologie specifiche come il tenant, tra le quali il tenement housing, che poi, diciamo, è una tipologia che viene creata per ripulire le cosiddette slum, ma che poi, diciamo, queste case che non sono poi, sono ad altissima densità, non hanno i bagni, e vengono utilizzate dopo la Prima Guerra Mondiale per ospitare gli immigranti. Infatti, i tenement housing sono quelli dove gli italiani sono andati ad abitare nel Lower East Side quando sono venuti qua insieme agli ebrei che venivano dall'Europa. Vi parlo di questo perché, diciamo, questa è parte della mia ricerca, la creazione del vuoto urbano come tattica del real estate. Questa è una famosa opera di John Fechner, si chiama Broken Promises, fa vedere praticamente qui siamo già negli anni 80, il famoso The Bronx is Burning, quindi hanno bruciato tutto il Bronx e diciamo, il Bronx ha bruciato perché qualcuno l'ha bruciato, ma non gli afroamericani. Cioè, il real estate, diciamo, tutto quello che ruotava intorno alla vendita, alla commercializzazione dello spazio urbano, bruciò gli edifici esistenti, uno per intascare i soldi delle assicurazioni, ma soprattutto per creare questi vuoti urbani che perdevano completamente di valore pecuniario, la gente se ne andava e quando la gente se ne andava via veniva rivenduto a prezzi triplicati. Da qui vi parlo appunto il mio interesse sulle forme di condivisione collettiva. Questa è la copertina di Studio Magazine. Questa ricerca viene solidificata attraverso un saggio che ho scritto, che si chiama From Utopia to Practice. E diciamo, parla un po' di che cos'è la collettività, cioè come si può riuscire a creare un'architettura che è in un certo senso condivisa. E qui c'è una grande differenziazione anche tra la proprietà pubblica e quella privata e che cosa significa, diciamo, la proprietà pubblica. Icona di questa idea della collettività è il progetto di Lacaton en Vassal per Place Léon Coq a Bordeaux. Siamo nel 96, loro vincono un concorso internazionale per, diciamo, rifare questa piazza che è un nucleo a Bordeaux, e il loro progetto consiste nel lasciarla così com'è, perché si accorgono che la collettività è già presente, già usa la piazza in un modo molto specifico. Questo poi succede attraverso tutte queste occupazioni di suolo pubblico spontaneo. Siamo negli anni 2000, nel 2008-2009, quando Occupy Wall Street Movement occupa il suolo pubblico di downtown. Stiamo assistendo alla più grande recessione degli Stati Uniti e si crea la cosiddetta The People Library, la biblioteca del popolo. Cioè, questa libreria è un'azione spontanea delle persone di Occupy Wall Street, ma soprattutto delle persone che gravitano intorno, vanno a lavorare lì e cominciano a donare dei libri. E quindi la collettività diventa veramente una sorta di risultato dei vari desideri delle persone, di diversa etnia, di diversa estrazione sociale, di diverso background culturale.
Su questo paradigma abbiamo impostato il nostro progetto, si chiama Dwelling Without Corridors, cioè vivere senza corridoi. La nostra idea era quella di proporre per New York un tipo di abitazione che non avesse, che non fosse gerarchico, quindi un tipo di abitazione comune che è fatta da una parte più, privata e una parte in comune. Why? Perché Dwelling Without Corridors? Perché il corridoio è un elemento architettonico che nella storia dell'architettura mira a dividere, quindi l'asportazione di questo elemento per noi diventava immediatamente un modo per eliminare questa idea gerarchica. E così anche la lobby degli edifici, che a New York diventa cartina di tornasole, una sorta di biglietto da visita che introduce la tipologia di persone che vivono nei piani superiori, noi la eliminiamo completamente e creiamo un tipo di spazialità che mira a non avere queste gerarchie e a recuperare quegli spazi come i corridoi e le lobby che sono praticamente sottoutilizzati. Questi sono dei collage spaziali dove abbiamo questa idea della griglia alla quale poi vengono inseriti dei volumi, degli spazi. Questi sono i party models che fanno vedere appunto che c'è un core che è quello dell'ascensore, ma poi lo spazio è completamente gestito e utilizzato senza spazi di distribuzione. Si capisce un po' meglio in sezione, dove praticamente ci sono dei duplex che sono molto condensati, che sono privati, ma questa parte centrale è tutta in comune. Quindi c'è un salotto in comune, una cucina in comune, ma soprattutto una libreria in comune. C'è questo aspetto educativo e culturale che per noi è importante. Ci sono delle piante dove si vede il core principale, quello della distribuzione verticale, l'ambiente urbano che entra quasi nel piano terra, cioè la lobby non è più una lobby, ma è uno spazio in comune per gli abitanti. E questo è uno studio su, queste abitazioni è stato un progetto pilota del Comune di New York, quindi lo abbiamo studiato per vari contesti e quindi vari contesti storici attraverso i quali ci siamo ispirati a prendere delle forme, delle reminiscenze anche architettoniche per comporre la nostra facciata, che poi è diventata questa, con questa ceramica, questi volumi che il cosiddetto bow window che viene reintrodotto, eccetera, eccetera. E poi questo tema della casa in comune viene sviluppato in un progetto molto recente. Qui siamo a Los Angeles, Low Rise Cooperative Housing. È un progetto pilota della City e ci viene richiesto di capire come creare delle case cooperative. La casa cooperativa, come la intendiamo, è anche basata su un modo alternativo per finanziare la casa. Quindi non è quella che viene promossa dal real estate, non è quella che viene usata per le speculazioni edilizie, ma è quella che dovrebbe aiutare le comunità, quindi è costruita meglio e affordable, cioè quindi più possibile mira ad un'accessibilità anche ai ceti che non possono permettersi le case americane, che ormai costano moltissimo. È basata su un sistema di ballatoi comuni che non sono solo distribuzione esterna e verticale, ma diventano proprio opportunità per creare comunità all'interno di questa struttura, che è formata da due duplex e due simplex, con la possibilità di diventare quattro duplex.
diciamo, c'era tutta una richiesta. Los Angeles, la città di Los Angeles è molto particolare sulle richieste che riguardano, diciamo, le strategie ambientali. E vado rapido attraverso le piante, ma magari so che la pianta vi può interessare. Il piano terra è completamente elevato, quindi non ci sono volumi, ma ci sono praticamente la struttura che crea questa composizione, quasi uno spartito musicale, con dei giardini che producono verdure per gli abitanti, ma che creano anche opportunità di vita. Comunitaria. Al piano superiore vedete questi ballatoi che sono molto generosi, presentano la possibilità anche di coltivare diciamo questa era una specifica richiesta del bando perché diciamo, chiedevano tutta una serie di spazi al riparo dal sole della California. Questo al secondo piano invece si vedono anch'essi questi ballatoi che distribuiscono le varie unit. Le unit, vi ho fatto un zoom in, non hanno partizioni, cioè le partizioni interne sono minime e praticamente diciamo, sono in particolare riservate a quello che noi chiamiamo il core. Che praticamente cucina e bagno combinati insieme, cioè questo core che vedete da questa parte è praticamente l'unica partizione vera di questi spazi. E, come vedete, il disegno del prospetto, che per noi è molto importante perché fa vedere le ombre, quindi diciamo l'ombra molto profonda che protegge dal sole della California. La sezione, gli altri due prospetti, nord e sud, con sezioni interrelate. Cerco di andare veloce. E poi, appunto, ecco, questa è praticamente la foto del modello. Quindi si vedono questi ballatoi. Che sono espressi da questa lamiera microforata gialla, così come quella degli Uffizi. E un simile esperimento ci è venuto anche dal concorso che abbiamo fatto in Italia, che anche Luca ha fatto, quello per l'ex Galateo. Mi soffermo solo sulla parte che ci interessa per il discorso che stiamo facendo, quello dell'idea di housing come collective housing, quindi la distribuzione di momenti di vita in comune. Questa è la nuova facciata che abbiamo diciamo, disegnato per l'entrata. Ma mi soffermo soprattutto su questo, cioè questa idea che lo spazio diventa comunitario, quindi c'è una living room, un soggiorno in comune, c'è una cucina che viene praticamente messa in comune. Diciamo tra più appartamenti, due in particolare, ma poi ovviamente c'è una parte privata che è quella della camera da letto, quella diciamo, degli spazi intimi che è separata. Questa è la foto del modello della biblioteca, la facciata che viene ripristinata all'esterno. E questo è il nostro team che devo ringraziare tutti perché diciamo, l'architettura è difficile, l'architettura richiede molto tempo, l'architettura richiede disegnare dalla mattina alla sera e queste sono tutte le persone che devo ringraziare per tutto quello che avete visto. E dunque, Luca, io su questo mi fermo qui, su questa particolare parte della lecture. Se vuoi e se ho 10 minuti, potrei farti vedere il Children Play Space velocemente. Sì, velocemente, e poi così io mi sono preparato due domande, ritorniamo indietro su delle cose, ok?
Ripeto, perché quello è un piccolo progetto e quindi vedere anche come un piccolo progetto di interni può avere una componente concettuale. E poi io ai ragazzi spero che abbiano guardato le immagini e vedi, no? Nella prima parte, quando lavori sul tetto a falde, ti sei studiato, cioè quello che io gli dico sempre, oggi sono scoppiato a piangere, te l'ho detto quasi, perché veramente era una cosa indegna vedere, cioè quando uno fa un progetto. Si studia tutto il sistema di tetti di tutte le case per poterli poi lavorare, ti studi tutta una serie di cose. Non è che inventi, no? Ti sei studiato come le tipologie di finestre, le tipologie di balconi, hai capito cosa si è fatto negli ultimi 200 anni nella casa bottom frame americana. E da lì hai preso degli elementi e li hai reinventati, ridisegnati. Cioè non è che non hanno mai fatto finestre, hanno fatto finestre e tu l'hai ridisegnata. Hanno fatto un tetto e tu l'hai ridisegnato. Ampliandolo un po' di scala, quindi creando questa sorta di mostro, no? Che non si... però questa dissonanza ti fa capire che c'è una parte nuova e una parte vecchia. È certo, La fondamentale. rappresentazione, il disegno, ecco qua c'è un disegnino in assonometria, c'è il plastico rifotografato degli interni, cioè c'è una passione verso l'idea di raccontare anche l'architettura, no? Raccontare le idee. Purtroppo questo che, ripeto, io non mi era mai capitato, appunto, oggi mi metterei adesso in ginocchio per riuscire a convincerli a fare un disegno che sia uno, no? Che poi loro non fanno. Quindi io ho semplificato quest'anno il corso su richiesta dei coordinatori, perché i ragazzi avevano un periodo difficile, l'anno prossimo lo triplico il lavoro. In modo da poi si sparge la voce e tutti vanno nel corso della professoressa Menzietti e nessuno torna. E Certo. questo è il mio scopo. Già nelle tesi ci sono riuscito, che mi siedo e dico: chi vuole fare la tesi con me? Un anno, minimo. Se non hai un anno, non la fai. E Esatto, quindi io non... così mi sono levato tutte le tesi adesso. È un trucco fantastico. Capito? Allora, Vai. Luca, vi faccio vedere rapidamente il negozio di Aesop nel World Trade Center e poi il Children Play Space, così poi parliamo un po'. E allora, il contesto, questo negozio, allora, noi di solito spazi commerciali non li facciamo, però in questo caso, diciamo, c'erano le condizioni per poter dialogare, bene con il cliente e quindi, diciamo, abbiamo accettato questa sfida. Questo negozio è localizzato all'interno della stazione ferroviaria che Calatrava ha progettato, nel World Trade Center, quindi, diciamo, siamo nella ricostruzione post 11 settembre. E dunque, gli spazi all'interno di questa stazione ferroviaria hanno costi astronomici. Questa società di cosmetici australiana poteva, diciamo, soltanto permettersi questo spazio, uno spazio piccolissimo di circa 30 metri quadri, ricavato. Diciamo in un'area molto, diciamo, ben localizzata, nel senso è centrale rispetto al cosiddetto Oculus, ma è vicino a tutta una parte strutturale di cemento armato di come questa grande struttura poi scarica a terra. Quindi il progetto è diventato come aggirare queste gigantesche colonne di cemento che piombavano praticamente di lato a questo spazio già piccolo. E come vedete da questa assonometria da sotto, questa World My View, abbiamo progettato uno spazio verticale, una specie di lanterna, perché poi vedete che tutte quelle bande non sono nient'altro ma un sistema di illuminazione. E la curva viene semplicemente proprio dall'aver aggirato le colonne di cemento. Queste sono le foto dello spazio realizzato. Come vedete, la struttura di Calatrava all'esterno, bianca, mentre noi abbiamo creato all'interno uno spazio che fosse più accogliente, per esempio. Un'attenzione molto, diciamo, peculiare dei materiali. Allora,
la parte dell'espositore, la parte, diciamo, che riceve questo sistema di mensole, è fatta di pannelli fonoassorbenti che poi sono rivestiti da una specie di juta grezza, mentre il pavimento è fatto di pelle. L'idea di utilizzare questi materiali proprio viene dal fatto che la struttura di Calatrava è molto fredda, è fatta di questo marmo bianco, il suono della struttura stessa è brutto quando uno cammina e allora abbiamo pensato a come il suono potesse cambiare entrando dentro questo spazio. E quindi di qui appunto l'idea della pelle, l'idea dei pannelli fonoassorbenti. Il disegno di queste piccole di questi piccoli mobili, in un certo senso, un espositore, diciamo, questo strano mobile che praticamente è la cassa, in un certo senso, dove uno va a pagare, il lavandino, questo lavandino fatto di corten, di acciaio corten, perché non so se lo sapete, ma Aesop praticamente ha questa cultura che quando uno prova i loro prodotti poi ti fanno lavare le mani, insomma, vabbè, hanno tutto un loro rituale, quindi volevano il lavandino. Ed eccolo qua, appunto, questa è un'altra delle foto realizzate, quindi vedete queste bande di legno curvato che poi sono demarcate. Questo materiale che si vede solo è ombreggiato, è pure quello acciaio corten, il sistema di mensole, anche loro sono in acciaio corten. E l'idea dell'acciaio corten viene dalla suggestione della stazione ferroviaria. Partono i treni, l'acciaio corten è quello diciamo, dei track del treno. Binari. Dei binari, ecco, non mi sarebbe mai venuto. E poi eccoci qua che passiamo al Children Play Space, una storia interessante. Ci chiamano praticamente diciamo, una società che sta sviluppando un progetto insieme a Shigeru Ban. Per un edificio residenziale a Tribeca. Shigeru Ban, che non vuole disegnare la cosiddetta Children Playroom di questo edificio, cerca portfolio di giovani architetti perché vuole prenderne uno per disegnare questa roba. La storia è che Shigeru Ban sceglie il nostro portfolio. Quindi iniziano le trattative di progetto per disegnare questa sorta di children playroom che però aveva anche delle funzioni educative, quindi a metà tra una specie di scuola materna e una children playroom. Le contrattazioni con il cliente non vanno bene perché il cliente ci dice che siamo giovani, quindi dobbiamo essere pagati poco. E quindi non prendiamo il progetto. 2 settimane dopo, una giovane ragazza di Brooklyn ci contatta per disegnare una Children Play Space. Il budget è completamente diverso, ma noi decidiamo di riutilizzare lo stesso concept di questa idea che i bambini hanno la percezione non hanno la percezione dello spazio, ma hanno la percezione delle azioni che possono essere create attraverso la collisione di diversi oggetti o il semplicemente cambio di piano quando per esempio salgono una rampa o salgono una scala. E di qui inizia la composizione all'interno di questo spazio di questi volumi che creano sia un'iconicità, perché sono grandi, sono a forma di arco, sono semicircolari, hanno delle finestre che sono, ecco, questo è lo spazio con questi oggetti che vengono
piazzati all'interno di questo storefront newyorkese che è veramente, diciamo, tipico, nel senso che è un grande rettangolo al piano terra con la facciata in vetro, e noi gli inseriamo tutta questa serie di oggetti che sono progettati come geometrie descrittive, il cilindro, poi c'è questa piramide che è praticamente una tenda perché è ambientato come se fosse in una foresta, e poi c'è il tunnel e poi c'è un igloo. E queste robe che sono sul soffitto sono delle nuvole. E questa appunto è la, la realizzazione. Quindi diciamo il tunnel all'interno ha una rampa, la rampa permette ai bambini di passare attraverso queste aperture, quindi di guardare da fuori, e poi la rampa diventa scala. La materialità, quindi diciamo questa è fatta di... diciamo il pavimento è fatto di sughero, mentre praticamente le strutture sono fatte di un compensato di buona manifattura, le strutture sono fatte tutte prefabbricate, quindi con l'uso della CNC machine, quindi non lo so come si dice in italiano, ma questa macchina a controllo numerico che poi taglia tutti gli elementi e vengono assemblati. E questa idea dello screen, questa tenda argentata che poi fa da background a tutti questi oggetti e le nuvole che sono sospese. Questa è la cosiddetta casa sull'albero, è semplicemente una struttura all'interno della quale i bambini possono arrampicarsi, è fatta, diciamo, cioè, non so, si vede poco, ma praticamente c'è una mesh che praticamente protegge l'ambiente interno e i bambini così non cadono dall'altra parte. Ecco, e io mi fermerei qui, quindi magari ne possiamo parlare. Bene, grazie Alessandro. Ripeto, per me è estremamente importante che i ragazzi capiscano, no, cosa significa poi costruire un progetto anche attraverso l'immagine del progetto stesso. Se qualcuno di voi vuole fare una domanda ad Alessandro? Allora, sto tentando di reshare. Le vedete le diapositive, sì, di nuovo? A sinistra, okay. Le vediamo, sì. Sì, no, voglio. Penso che questa tua domanda, anzi, era una cosa che volevo dire, ma che poi mi è passata perché tentavo di, in un certo senso, di tagliare. Questa tua domanda è molto importante, perché il nostro cliente non è il tipico residente di Long Island con un conto in banca da svariati milioni di dollari. Quindi la casa è stata fatta in grande economia. E per noi è un progetto importante perché è un progetto che viene sicuramente dall'amore per l'architettura nostro, del nostro studio e da come Luca vi ha spiegato qual è la nostra missione, il nostro focus. Ma il progetto viene dall'amore del cliente. Cioè il cliente i soldi per farlo non è che proprio ce li avesse tutti. È stato molto interessante vedere che, dunque, il cliente è un cliente giovane, diciamo, sì, giovane, 45, insomma, molto giovane. Un cliente che non sa molto di architettura, nel senso che però è una persona che riesce a capire quando una cosa è bella o è di cattivo gusto. Cioè questa strana cosa paradigmatica del nostro cliente che, diciamo, non è un esperto, ma riesce chiaramente a capire quando una cosa, per esempio, è fuori scala, e gli deriva proprio da un amore proprio personale. Lui voleva un'opera di architettura senza, diciamo, andare a pensare l'opera di architettura che costa 2 milioni di dollari che lui non ci aveva. E la cosa più interessante è stata che lui è un ragazzo molto sportivo e aveva una piccola barca, la vedete in questa foto che vi sto mostrando, cioè al di là del cancello c'era questa barca che gli avevano regalato e che praticamente lui utilizzava d'estate, insomma, questa casa è proprio dietro la Darsena, quindi diciamo
si metteva la barca in mare e faceva un po' di escursioni. Un giorno, questo è stato prima di ordinare le finestre, che sono state, diciamo, una cosa abbastanza seria. Sono grandi, queste grandi, diciamo, grandi vetrate specchiate. E un giorno, il nostro cliente, ci dice: adesso possiamo, vendo la barca. Vendo la barca perché se non vendo la barca non posso comprare finestre. E noi quel giorno ci siamo sentiti proprio un po' male. Cioè, abbiamo detto: ma forse dobbiamo tornare sui nostri passi, forse si può fare un po' di value engineering, si può tagliare qui e là. E il cliente è stato quello che, dopo che ha visto il concept la prima volta, non si è mosso di un millimetro, cioè lui ha voluto la casa come era stata disegnata. Quindi si è venduto la barca, abbiamo comprato le finestre e poi piano piano l'abbiamo finita. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è stata fatta in economia. Come siamo riusciti poi veramente a, in un certo senso, a farla in economia, è come ho spiegato all'inizio. Cioè, l'avere interagito con il contractor, con la manodopera locale, in particolare, diciamo, durante le fasi di costruzione. Vedo che il mio socio Nick si è collegato e lui è stato quello che, per esempio, ha mantenuto questa sorta di wiki con il contractor, con la manodopera, spiegando passo passo come costruire, come farla, come assemblarla. E quello è stato praticamente cruciale. Altre domande? Una cosa che a me è piaciuta molto, che mi piace di questa casa, è anche l'uso dei materiali, no? Il fatto di riprendere materiali che sono utilizzati nell'architettura, appunto, della suburbia americana e riproporli, ripensarli, inserire il colore, inserire la ceramica, che invece non è, ne avevamo discusso all'epoca, ti ricordi Sì, quando sì. mi raccontavi il progetto, ed è invece non è un materiale utilizzato in America. Sì, a volte molto negli interni, nelle architetture magari industriali, nei piccoli ristoranti, ma non nell'housing e all'esterno, no? Quindi poi tagliare appunto quelle che sono le scaglie, invece mettere l'intonaco dall'altra parte, quindi giocare anche con questa, con quella che poi è la cultura, no, dell'architettura italiana, e cercando invece poi di arrivare a quella americana e reinventare alcuni elementi. E secondo me questa è una cosa estremamente interessante. Logico, è un piccolo progetto, però è un progetto fatto con grande cura e con grande, in cui ritrovi la complessità invece dei progetti di housing che hai mostrato poi più avanti. Assolutamente, e penso che questo è importante. È anche importante l'aver, dunque, durante le varie fasi di progettazione, ecco, appunto, Luca, tu hai detto una cosa importante, è un progetto piccolo, però è un progetto fatto con cura. Non c'è stata una singola parte di un singolo dettaglio, che poi non vi ho mostrato tutto anche perché non ho le foto ufficiali del fotografo o non le potevo far vedere ancora per questioni contrattuali. Queste cose sono un po' sempre un po' così, ma vabbè. Però abbiamo disegnato molto, abbiamo disegnato gli interni. Io non vi ho fatto vedere, per esempio, i mobili che sono stati fatti apposta, incassati nei muri, i bookshelf, e anche appunto, diciamo, questa idea di uso dei materiali. Ci siamo chiesti molto su: vogliamo buttare via questo cladding di plastica che ci ricorda anche forse una brutta storia, e invece poi per questioni puramente sia di budget ma anche in relazione all'ambiente, allo smaltimento di questo rifiuto di plastico, ci siamo chiesti: ma forse la facciata diventa un collage?
E mi ricordo, voglio dire una cosa che, diciamo, tu sicuramente, Luca, e anche la professoressa Menzietti avrete detto 50.000 volte, ma siccome insegno pure io, i progetti non si possono fare da soli, non puoi sederti al tuo tavolo, isolarti e pensare che, cioè, devi disegnare, dovete disegnare tanto per avere materiale da far vedere al vicino di banco, al vicino di casa, a chiunque pensate vi possa dare un feedback. Dico questo perché, diciamo, Luca ha visto questa casa tante volte, anche quando, per esempio, questi tagli che vedete in questo momento, che sono, diciamo, curvi, erano quadrati. E ricordo perfettamente un commento di Luca dicendo: ma se voi avete diciamo, il tema del cerchio, allora anche i tagli devono seguire quella geometria. La casa cambiò radicalmente quel giorno. È importante che instaurate un dialogo continuo tra di voi, ma anche con chi vi sta vicino. L'architettura si fa in team, le decisioni che sono andate attraverso, diciamo, la scelta dei materiali, che poi, diciamo, è stata complessa nel nostro caso. Da una parte c'era un budget che non poteva essere superato, dall'altra parte c'erano dei linguaggi architettonici che volevamo esprimere. E penso che, diciamo, è stato importante, come Luca ha detto, la ceramica in America non è usata per questo tipo di progetti, se non nell'area di Miami, perché c'è stata un'influenza dell'architettura cubana, ma nella nostra zona l'housing e la ceramica non vanno, diciamo, d'accordo. E per noi, per esempio, anche aver portato il mio bagaglio culturale e architettonico, diciamo, delle architetture, per esempio, marine italiane che hanno la ceramica, e aver fatto una cosa in una zona di fronte all'oceano, che ha questo, diciamo, elemento regionale, è stato importante l'aver introdotto un linguaggio alternativo. No, per ora E no, poi fanno i timidi. invece il progetto, quello dell'housing a Los Angeles, se vai avanti. Sì, aspetta. Quello lo volevo prendere come riferimento invece per la costruzione dell'immagine fatta attraverso un plastico, no? E tu hai mostrato che ci sono una serie di disegni che possono essere dai disegni in pianta, in sezione, ai dettagli, alle fotografie, alle assonometrie, ma poi c'è anche questa sperimentazione attraverso questi piccoli plastici di cartone in cui gli ambienti sono, no, ricreati con dei plastichetti molto semplici, fotografati con degli effetti colore, appunto questo, sia nella scala dell'interno, ma sia poi nel modello finale all'esterno, sono plastici molto semplici, no? Però è Esatto. bello come un plastico molto semplice poi viene, racconta molto bene un progetto. Quindi quello che tu dicevi all'inizio, no? Le grandi linee d'ombra, i portali, e riuscire a creare questi ballatoi protetti nel plastico, che appunto è un disegno. Non è un disegno, ma è la realizzazione di un modello, e poi la fotografia può essere rimanipolata, aggiustata, e questa è anche una sperimentazione che voi fate sulla rappresentazione dell'architettura, che è ritornata per fortuna, no? Dopo la grande ubriacatura dei render, siamo tornati a trovare un modo per esprimere il progetto attraverso un'autorialità, no? Che è quella dell'immagine creata poi negli studi di architettura. È logico, poi se vuoi vincere un concorso, le immagini finali te le rifai fare da qualcuno che fa render di professione, però è interessante perché questo significa riportare dentro lo studio una serie di immagini che ti aiutano a pensare il progetto. Questo era molto, questo non lo conoscevo, il progetto, ma non conoscevo le assonometrie, le sezioni, ma non avevo mai visto il modello. Sì, perché è appunto abbastanza recente, ma io penso che sia importante. Sì, è importante per noi,
noi ci dedichiamo molto a capire la questione della rappresentazione e ultimamente appunto c'è stato questo, ce l'abbiamo sempre avuto questa idea per esempio di rappresentare l'ombra attraverso la righettatura. L'abbiamo sempre fatta, l'abbiamo esacerbata in questo progetto in cui volevamo veramente rappresentare i disegni in bianco e nero con l'ombra, perché l'ombra era materiale del progetto, quindi non abbiamo introdotto nessun colore. Per avere una sorta di relazione con quello che potevano essere le immagini, i render, eccetera, eccetera, abbiamo deciso proprio di utilizzare questo semplicissimo modello in scala 1:50, dove abbiamo costruito tutto, le scale, la materialità della lamiera microforata, il giallo, e poi l'abbiamo semplicemente fotografato, quindi abbiamo manipolato un po' questa idea di questo background che è bluastro, ma è fatto tutto analogicamente, cioè è una macchina fotografica con una lampada e un telo dietro che praticamente è questo piano continuo, e penso che sia importante che, diciamo, anche a livello accademico ci dedichiamo molto alla rappresentazione dell'architettura, cioè il render è un'altra cosa, il render non necessariamente racconta la storia del progetto, il render è anche fatto per chi non necessariamente è addetto ai lavori, quindi l'importanza anche di creare queste, non so, per esempio quel plastichetto dell'interno che fa vedere il core del bagno con i libri e il letto, cioè sono degli esercizi piccoli che però sono fondamentali per capire la narrazione del progetto, quindi voi che, diciamo, potete, dovete farlo di più, ne dovete fare tanti, ne dovete fotografare tanti, dovete imparare a fotografarli. Che io poi quando chiedo ai miei studenti fotografate i plastici, esce di tutto. No, cioè dovete imparare a fare la foto, perché la foto fa parte di quella narrazione. Benissimo, Alessandro. Grazie veramente. Un saluto. Grazie a voi. Un saluto a Nick, che non so se è ancora collegato. E io ti aspetto, ci vediamo a Roma prossimamente, insomma.